Non è facile torturare la gente. È un lavoro duro. Fisicamente e mentalmente, non credo che la gente lo capisca. È per lasciare il segno. Lo sa, ce ne sono altri come me. Lei crede? 40 anni fa, la vostra FBI è stata fondata per dare la caccia a John Dillinger. Ora, abbiamo estremi atti di violenza tra sconosciuti. Insegniamo le tecniche dell'FBI alla polizia. Hai soldi per pagarla per pochi minuti. Era ammanettata e legata al letto. Cos'è che la gente non farebbe agli altri? Non c'è niente che non farebbe. Come possiamo aiutare? Dovremmo usare ogni risorsa che abbiamo. Parlare con le persone più intelligenti, scelte da una gamma il più ampia possibile. Sono nati criminali? O lo sono diventati? Gli psicopatici sono convinti che non ci sia nulla di sbagliato in loro. Sono virtualmente impossibili da studiare, ma voi avete trovato il modo come in una perfetta condizione di laboratorio. Salve, ragazze. Ecco perché è così stimolante e potenzialmente di enorme interesse. Questi uomini hanno una motivazione, come vedono il sesso. E le donne? Il nostro lavoro non è commiserare queste persone, il nostro lavoro è giustiziarle. Non può piacerci tutto ciò che facciamo, noi parliamo con dei serial killer. Serial killer? La vostra terminologia. Cerco di metterti in guardia, il tuo atteggiamento ti si rivolterà contro. Troppo giovane per rovinare le vite altrui. Cosa fai? Ha sviluppato un comportamento che non era il suo. Se continua così, non posso fare niente. Non c'è una procedura su come parlare con queste persone. Se non funzionerà, dovremo parlare con più soggetti. Vuoi tartufi? Di più! Sporcati le mani di terra. Come possiamo anticipare dei pazzi se non sappiamo come ragionano i pazzi?